Lapidario di Hellraiser, un film horror soprannaturale del 2002 uscito il 14 ottobre nelle piattaforme americane. Regia di David Bruckner, che ricordiamo per altri film quali The Ritual e The Night House. Il film, ispirato da Schiavi dell'Inferno, scritto da Clive Barker nel 1986, è un reboot del primo capitolo della saga, che vanta ben di 11 film. Anche in questa nuova trasposizione sentiamo la mancanza di Doug Bradley nei panni di Pinhead. Bradley è presente solamente nei primi 8 capitoli della saga. E al suo posto c'è Jamie Clayton, che ricordiamo nel ruolo di Naomi Watts nella serie televisiva del 2015 Sense8, che comunque fa valere le sue doti attoriali anche per interpretare questo iconico personaggio. Il film vanta di ottimi effetti make-up ed una mirabile fotografia. Per quanto riguarda la trama, niente di nuovo, se non i personaggi. Un miliardario che recluta dei giovani in modo che essi risolvano le 6 configurazioni della scatola dei lamenti e una ragazza che entra in possesso della scatola e riesce a risolvere il puzzle convocando i cenobiti a suo cospetto. Un film di piacevole visione, ma senza troppe pretensioni, al quale do come voto ben 4 Vespertiglio. Abbiamo delle viste incredibili da mostrarti.